che qualcosa si stia muovendo è sicuro, purtroppo con enorme ritardo. Ed è evidente che da questo punto di vista l'Europa ha grandissime responsabilità, perché non si può tollerare che questa situazione venga analizzata ora, dopo che da un anno e mezzo che nel nostro paese c'è un problema migratorio molto importante. Ma oltre a quello, io devo dire che un'accusa va rivolta anche nei confronti dell'ONU. È arrivata una lettera anche agli europarlamentari nei quali il segretario dell'ONU Ban Ki-moon dice che vuole fare una riunione perché la situazione è drammatica e la farà a fine mese, a fine settembre. Ecco, mi sembra che se fosse effettivamente una situazione drammatica come è, la riunione sarebbe stata da fare immediatamente, così come l'Europa ha programmato una riunione dopo 15 giorni, quindi a metà settembre. Io ricordo che quando ci furono i problemi con la Grecia si trovarono praticamente tutti i giorni, anche di notte, per tentare di risolvere quei problemi, perché evidentemente c'erano questioni finanziarie molto importanti. Qui evidentemente qualcuno ha minore interesse. Adesso probabilmente che il problema sta arrivando anche a altri paesi, si stanno iniziando a svegliare e mi fa piacere che si stia riconoscendo. Bisognerebbe andare anche alla radice dei problemi, perché l'emergenza c'è, perché ci sono dei problemi in Medio Oriente, ci sono dei problemi in Africa, ci sono anche delle precise responsabilità che spesso e volentieri non vengono definite. Per esempio la questione siriana, noi non possiamo dimenticare che ci sono stati paesi, per esempio gli Stati Uniti, per esempio l'Arabia Saudita, per esempio la Turchia, che hanno inizialmente finanziato ed addestrato gli oppositori ad Assad. Poi gli oppositori ad Assad si sono organizzati autonomamente e sono lo Stato Islamico che adesso sta creando una parte di quei profughi che purtroppo vediamo. Quindi bisogna anche analizzare in profondità e dare anche delle precise responsabilità a quello che sta accadendo nel mondo.